I ragazzi di oggi sanno tutti che la droga fa male, ma pochi pochissimi che basta anche una singola assunzione per poter finire all'aldilà. Nel giro di una settimana mi ritrovai con il fegato in necrosi. Mi presero letteralmente per i capelli. Avevo solamente 6 ore di vita. I medici non sapevano assolutamente come comportarsi. Decisero quindi di fare questo trapianto di fegato in extremis, che durò 17 ore di intervento. Da lì ovviamente la mia vita è totalmente cambiata. Io mi sono ritrovata ad essere una paziente e lo sarò per il resto della mia vita. Devo assumere ogni giorno un farmaco che è il mio salvavita. Meno male che esiste, però come tutti i farmaci, da una parte ti aiuta, dall'altra ti danneggia. Purtroppo ho dovuto combattere contro un tumore maligno C3 alla cervice, mi sono ritrovata a dover affrontare una malattia autoimmune, insomma sono tante problematiche inerenti a questi farmaci che vanno ad indebolire il sistema immunitario. Il trapianto è la cosa più bella che ci possa essere se tu sei una persona malata in attesa di un organo, ma se tu sei sana, e per una cavolata, perché non sei stata in grado di divertirti in maniera normale, sei andata a ricercarti un divertimento effimero e ti ritrovi ad essere una paziente per il resto della propria vita, beh, arrivare a perdonarsi non è facile. E io tuttora non mi sono perdonata, ho imparato a convivere con questa mia scelta. E per riuscire a sopravvivere, ho cercato di trasformare questo evento negativo in qualcosa di positivo, non solo per me stessa, ma anche per gli altri. Deciso di intraprendere una campagna di informazione, di fare quell'informazione che io all'epoca non ebbi ricevuto. Non voglio fare finti moralismi, non voglio fare prediche, soprattutto io non sono per il proibizionismo. I ragazzi di oggi sanno tutti che la droga fa male, ma pochi pochissimi che basta anche una singola assunzione per poter finire all'aldilà. E questa è la cosa più grave in assoluto, perché ad oggi i ragazzi sono non tutti ovviamente, ma molti sono policonsumatori occasionali. Non stiamo parlando di un ragazzo tossicodipendente, ma stiamo parlando di un ragazzo che una sera va in discoteca e fa la cavolata. E quella cavolata la può pagare a caro prezzo. Finché ci sarà l'ultimo ragazzo sul cucuzzolo della montagna che avrà necessità di ascoltarmi, io lo farò. Sono seguita tanto sui social dai ragazzi, eccetera. Perché? Perché hanno bisogno di un esempio positivo, perché hanno bisogno di parlare, ma soprattutto vedono in me una persona che non li giudica. Io ho passato una vita a essere giudicata e loro comprendono che questa è l'ultima cosa che io voglio fare. Non smetto finché ci saranno loro a dirmi di continuare a farlo. Il giorno che capirò che non farò più leva su di loro, allora smetterò. Ma fino ad allora vado avanti. Buona vita a tutti, ragazzi! Yeah.